Amici sportivi, il più cordiale dei saluti a tutti e benvenuti qui al Campo Falco di Alvino, dove è in programma l'incontro di calcio fra Alvino Gandino e il Cazzago Bornato. Ricordo, partita valevole per il campionato di eccellenza Girone C, giunto alla 26esima giornata, nonché quintultima di ritorno. Le formazioni sono appena entrate in campo in questo istante, vi leggo lo schieramento appunto delle due squadre. Cazzago Bornato, che gioca in maglia giallo-blu, è schierato con numero 1 Ravelli, 2 Paravicini, 3 Ronchi, 4 Previtali, 5 Scarsi, 6 Teoldi, 7 Ugas, 8 Boschiroli, 9 Festoni, 10 Salomoni, 11 Gavazzeni. In panchina l'allenatore Giovanni Cefis ha portato il numero 12 Sinameta, 13 Gnali, 14 Danesi, 15 Rizzini, 16 Barbi e 17 Rezzi. Risponde l'Albino Gandino, che quest'oggi gioca in completa tenuta bianca ed è schierata col numero 1 Tanghetti, 2 Carrara, 3 Savoldelli, 4 Fratus, 5 Nori, 6 Franchini, 7 Beloli, 8 Ungaro, 9 Ribolla, 10 Carobbio, 11 Confalonieri. In panchina l'allenatore Roberto Radici ha portato il numero 12 Bogazzi, 13 Masinari, 14 Tiraboschi, 15 Curnis, 16 Benzoni, 17 Anzawi, 18 Piantoni, 19 Savoldelli e 20 Cornelli. L'arbitro dell'incontro è il signor Lorenzo Gadaleta della sezione di Lodi. I suoi collaboratori di linea sono il signor Tommaso Ercolano della sezione di Milano e Matteo Carissimi della sezione di Crema. Tutto è pronto, giornata praticamente soleggiata, estiva. Il caldo si farà sentire quest'oggi. Ricordo velocemente la classifica: Cazzago Bornato è al 7° posto del campionato appunto con 41 punti, mentre l'Albino Gandino è all'8° posto con 36 punti. Tutto è pronto dunque, il direttore di gara sta controllando i giocatori in campo ed è pronto dunque a fischiare l'inizio della partita. Nella giornata precedente l'Albino Gandino è stata sconfitta a Vobarno per 1-0, mentre il Cazzago Bornato ha subito la sconfitta casalinga contro la Bedizzolese per 1-2. In questo istante è stato dato il via alle ostilità, dunque due squadre che arrivano da una sconfitta vogliono cercare di riscattarsi quest'oggi. Intanto il pallone è controllato da Beloli con Falonieri, Ribolla costretto ad appoggiare all'indietro, Savoldelli, Ungaro, Savoldelli ancora, avanza sulla sinistra il capitano, cerca lo scambio con Carobbio, l'appoggio per Franchini, ancora Carobbio, poi un passaggio un po' rischioso di Carobbio, palla poi appoggiata in avanti da Noris, ancora il lancio in profondità, non ci arriva nessuno e il pallone arriva al portiere Ravelli. Pronto dunque ad andare al rinvio l'estremo difensore del Cazzago Bornato, palla lanciata in profondità, lo stacco di testa di Carrara, poi sulla ribattuta arriva Ungaro, l'appoggio per Ribolla, poi attenzione la palla all'indietro controllata da Teoldi, con l'appoggio arretrato parte il rilancio, intervento in anticipo di Fratus con palla messa fuori, insiste la formazione ospite con Salomoni, apertura sulla sinistra per l'avanzata di Ronchi, parte il traversone in area, non c'è nessuno e può raccogliere il pallone Tanghetti, subito la palla affidata a Savoldelli, lo scambio con Ribolla, ancora Savoldelli, il controllo del capitano con il retropassaggio, poi prova il lancio in avanti Fratus, Ribolla la mette giù, viene poi anticipato da Previtali che è anche il capitano di questa formazione. Attenzione intanto al centrocampo, la palla controllata da Franchini, Savoldelli, Ungaro, l'apertura sulla destra, cercare Ribolla,
ribolla, effettua un traversone intercettato, Ongaro, il lancio in area, respinge Teoldi, poi la palla ributtata lunga in profondità da Fratus, recuperata da Paravicini, che fa viaggiare in avanti, attenzione, palla gol, la conclusione di Carobbio con il portiere Ravelli, che è riuscito a respingere. C'era la possibilità sull'errore difensivo per Carobbio, che si è presentato solo davanti a Ravelli, conclusione però bloccata dal portiere. Intanto il pallone riconquistato dalla Bino Gandino, lo scatto in avanti di Beloli, tocco per Ribolla, Ribolla cerca di liberarsi, il traversone, palla allontanata di testa, arriva Franchini, ancora Teoldi che allontana l'apertura sulla sinistra, insiste Savoldelli, tocco in mezzo per Beloli, ancora Beloli, il lancio di Savoldelli intercettato da Ugas, poi Previtali, tocco in avanti per Boschiroli, ancora Previtali in avanti a cercare Salomoni, contrastato da Savoldelli, calcio di punizione fischiato dal signor Gadaleta a favore del Cazzago Bornato. Siamo al quarto minuto di gioco, 0-0, ma partita che è iniziata su buoni ritmi. Palla all'indietro ora per Paravicini, poi Scarsi, il pallone calciato in avanti, lo scatto di Gavazzeni, vediamo che però il pallone credo abbia superato la linea del pallo laterale, riverso in gioco dunque per l'Albino Gandino. Stavo controllando un momento la distinta del Cazzago Bornato, solo 17 giocatori per Giovanni Cefis, qualche assenza dunque di troppo per la formazione appunto allenata dal centrocampista ex Leffe e Verona, tra le squadre cui ha militato Giovanni Cefis. Intanto il colpo di testa, palla riconquistata ora al centrocampo dalla formazione gialloblu, lancio lungo, poi Savoldelli riesce a intervenire, poi Ribolla, palla appoggiata poi in fallo laterale. La rimessa in gioco sarà per l'Albino Gandino. Albino Gandino dunque che ha avuto subito una possibilità per poter sbloccare l'incontro, ma Carobbio non è riuscito ad angolare bene il tiro, è stato bravo anche Davide Ravelli a intervenire, riuscendo a bloccare la conclusione del numero 10 dell'Albino Gandino. Intanto la rimessa laterale, servito Previtali, palla appoggiata sulla sinistra per Ronchi, lancio in avanti Gavazzeni, palla recuperata dalla formazione di casa, Ribolla, cerca l'apertura, fallo su Ribolla, calcio di punizione. Nel pressi del centrocampo sul pallone Mattia Noris, un'apertura però imprecisa, attenzione al contropiede, palla che però non viene raggiunta da Festoni, e la rimessa in gioco, Carobbio, Savoldelli, poi Franchini, lancio intercettato, ancora 1-2, Carobbio vince il contrasto, Ribolla fermato, Ribolla nella sua azione, Previtali parte un lungo lancio, deve accorrere con il colpo di testa Fratus a servire Tanghetti. Noris, l'esterno a cercare Carrara, Carobbio, attenzione questo 1-2, il recupero di Teoldi che allontana in fallo laterale, c'era stato questo tentativo di 1-2 fra Confalonieri e Carobbio,
chiuso dall'intervento di Teoldi. Palla fuori. Sulla rimessa laterale insiste Rabino Gandino. Belloli cerca la conclusione con Falonieri, poi il suo tiro viene respinto. Ancora Carobbio, interviene Previtali. Alla meglio Previtali, riesce a uscire, palla al piede, il suo lancio. Poi però il pallone va a terminare direttamente in fallo laterale. Con Carrara Francesco che può effettuare la rimessa in gioco. L'apertura sulla destra troppo lunga per Ribolla che non ci può arrivare. E dunque si ripartirà con il rinvio di Ravelli. Previtali. Ugas. Ora Paravicini attaccato da Savoldelli. Parte un lungo lancio di testa Fratus. Poi c'è il rinvio di Franchini. Accorre Previtali. Con l'appoggio ancora sul portiere. Dunque riparte la formazione di Cefis con il lancio in verticale di Previtali per Salomoni, poi Ugas, Paravicini, Salomoni, tocco in mezzo per Boschiroli, parte il tiro di Boschiroli, un pallone che terminava sicuramente a lato e che non ha impensierito il portiere Alessio Tanghetti. Intanto la ripartenza con il tocco in mezzo per Ongaro, poi lo scatto di Savoldelli, avanza Savoldelli, parte il traversone, la finta di Confalonieri, era troppo lontano Carobbio, riparte Cazzago Bornato, Boschiroli, poi Carobbio, Confalonieri anticipato da Previtali, il rilancio. Palla controllata da Ongaro. Franchini. Savoldelli. Ancora Franchini. Ongaro. Noris. Carrara. Franchini. Carrara. Cerca lo scambio, Belloli, Franchini in area, la chiusura ancora di Teoldi che fino a questo momento impeccabile per quanto riguarda la difesa del Cazzago Bornato, è riuscito fino a questo momento a chiudere ben tre o quattro occasioni. Tanto c'è un fallo a centrocampo di Ongaro, calcio di punizione, battuto Salomoni. Cambia gioco a cercare inserimento di Paravicini. Mette giù Paravicini, cerca lo scambio in avanti. Attenzione, cerca di liberarsi Festoni. Il contrasto, la rimessa in gioco è a favore del Rabino Gandino. Dopo 11 minuti di gioco, sempre 0-0 il punteggio con Savoldelli che effettua la rimessa laterale. Alla lunga di testa Paravicini, poi sul contrasto Ribolla è stato fermato, poi cerca di ripartire Cazzago Bornato, Teoldi, scambio in mezzo con Gavazzeni, Ronchi, lo scatto di Salomoni, il suo tentativo di passaggio viene fermato, la rimessa laterale, riconquista palla Rabino Gandino con Ongaro, Savoldelli, a spazio Savoldelli, può avanzare, palla al piede, supera la metà campo, lo scambio con Franchini, poi Ongaro si libera sulla destra Carrara Francesco, ma il passaggio è stato intercettato. Previtali. Ancora Previtali.
sulla pressione di Carobbio, palla calciata sulla destra per Paravicini. Boschiroli, anzi è Ugas che ha giocato in mezzo, Previtali, poi il pallone intercettato da Noris sul rilancio, ancora il pallone, il possesso dell'Albino Gandino con Calara, Francesco, Doris. Calara Francesco, poi Belloli, fermato Belloli, attenzione al lancio sulla sinistra, va a chiudere Calara Francesco, pallone poi messo in fallo laterale, ultimo tocco di Stefano Salomoni e la rimessa in gioco per la formazione di casa. Sempre 0-0, abbiamo segnalato solamente una opportunità sul nostro taccuino, un'opportunità dopo 2 minuti e 40 secondi con Carobbio che è andato al tiro, ma è stato bravo il portiere Ravelli a intervenire. Ora il Cazzago Vornato che manovra, tocco in mezzo, Paravicini, Scarsi che lancia in avanti, palla intercettata da Noris, Belloli, lo scatto poi di Confalonieri, traversone insidioso, palla respinta, arriva Belloli, Ongaro, Previtali che intercetta e allontana, intervento poi di Savoldelli, ancora Fratus, anzi è Noris che interviene, Belloli, poi Savoldelli anticipato, commette fallo su Salomoni. Calcio di punizione nel cerchio di centrocampo con Previtali. Tocco in mezzo, palla sulla sinistra ora. C'è un contrasto, la palla esce, vediamo la rimessa in gioco. E per la formazione di Roberto Radici. Tanto sul contrasto Carobbio è stato l'ultimo a toccare, rimessa in gioco per la formazione ospite che riparte con Previtali, tocco in mezzo a Ugas, poi Scarsi effettua un lancio impreciso, recupera Savoldelli. Avanza Savoldelli, Carobbio riceve palla, apertura sulla destra per Carrara, avanza Carrara Francesco, cerca lo scambio, interviene Belloli con Falonieri, Carobbio, apertura, attenzione, palla in area e l'intervento in copertura, credo sia stato Ugas a intervenire. Palla messa comunque in calcio d'angolo, sarà Ongaro ad effettuare il tiro dalla bandierina. Tutti i giocatori del Cazzago Vornato nell'area, parte il traversone, il colpo di testa di Noris che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Colpo di testa che termina un mezzo metro alto sulla porta di Ravelli, dunque, che è pronto ad andare al rinvio. Interviene Franchini su Ugas, falloso però l'intervento di Franchini, calcio di punizione Previtali per Teoldi. Palla in avanti, attenzione, conclusione sul fondo da parte di Salomoni dopo
lo scambio con Festoni, conclusione in posizione molto defilata e la palla è terminata direttamente sul fondo. Intanto c'è il rilancio di Noris, deviazione di testa, poi Teodi, rilancio, Carrara Francesco, deviazione, ancora un retropassaggio di Teodi per Ravelli che allontana, arriva Veloli, poi non c'è intesa con Ribolla e la palla va a terminare in fallo laterale. Questa poteva essere una buona opportunità non sfruttata dalla formazione di Roberto Radici, con la difesa del Cazzago Bornato che era un po' impreparata su questa ripartenza. Intanto Savoldelli si guadagna una rimessa laterale, Carobbio, un pallone sulla destra per Carrara Francesco che avanza, cerca lo scambio, Carobbio prova la conclusione e blocca Ravelli. Palla giocata ora sulla sinistra per Ronchi, palla ancora all'indietro, ora Ugas, Salomoni, Paravicin, scatto di Salomoni, va in copertura Ongaro che riesce a respingere, poi anticipato Savoldelli al momento del rinvio con palla che termina il fallo laterale. Savoldelli, lo scambio con Franchini, poi Savoldelli in avanti, Previtali, Beloli per Carobbio, lontana la palla ancora Teodi. Attenzione al lancio fuori gioco da parte di Festoni. Calcio di punizione a favore dell'Albino Gandino con il pallone sulla destra, ora lancio lungo a cercare Carobbio, vediamo se impegna nello scatto, non so se ci arriva, sì, bravo Carobbio, così come ancora bravo Teodi a deviare la palla in calcio d'angolo. Ancora tutto in avanti, ora la formazione di Roberto Radici a cercare di sfruttare questo tiro dalla bandierina. Ongaro, traversone, palla respinta, arriva al volo la conclusione di Michele Veloli. Un po' difficile calciare bene al volo da questa posizione, ne è uscito un tiro molto alto. Ed ora c'è il rinvio di Ravelli, Previtali, Franchini di testa, palla giocata ora da Beloli, Franchini, traversone, palla deviata, ancora in angolo. Insiste in avanti l'Albino Gandino e ora c'è questo nuovo tiro dalla bandierina, sempre con Ongaro. Si portano in avanti i saltatori, arriva anche Noris. Parte il traversone, colpo di testa come al solito di Teodi. Ongaro li mette in mezzo, palla pericolosa, alzata a campanile. Ancora da Teodi, poi la palla esce, vediamo. Qui forse c'è una rimessa laterale vicino alla bandierina. Siamo al 22° minuto di questa prima parte di gara. 0-0 il punteggio, con Albino Gandino che però sta spingendo molto in avanti. Si fa vedere Beloli, poi Savoldelli.
traversone sul secondo palo, l'uscita in due tempi, Ravelli è anticipato Ribolla. Ora la ripartenza del Cazzago Bonnato, molto veloce con questo appoggio in avanti, palla riconquistata subito dalla formazione di casa. Ongaro, Savoldelli, avanza Savoldelli, scambio 1-2, palla in area, Franchini anticipato all'ultimo istante, poi Previtali prova a respingere, arriva Belloli. Savoldelli al limite dell'area, Ribolla, Carobbio non riesce ad appoggiare per Carrara Francesco. Alla colpita di testa, ribattuta, ancora intervento però falloso su Previtali. Calcio di punizione dunque per il Cazzago Bornato. Partita che cerca Bambino Gandino di portarsi davanti con più frequenza. Fino a questo momento ha retto bene la difesa del Cazzago Bornato, che di tanto in tanto prova a ripartire con azioni di rimessa. Intanto il lancio a cercare Savoldelli, arriva ancora come al solito Teoldi a chiudere. La rimessa in gioco del capitano della Bino Gandino, Savoldelli, ha servito Carobbio, deviazione ancora, altra rimessa laterale, vediamo che sempre Savoldelli che si incarica al 24esimo minuto. Carobbio, altra deviazione, questa volta la rimessa in gioco è a favore del Cazzago Bornato, che attenzione, Previtali, la ribattuta, Carobbio, il tiro di poco alto di Carobbio. Conclusione veramente pericolosa questa di Simone Carobbio, è vero, non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta. Intanto il pallone rilanciato direttamente in tribuna da Fratus. La rimessa in gioco di Paravicini, lancio lungo di Previtali, intervento di Noris, palla poi allontanata. Carobbio anticipato, Previtali sempre ben appostato, fa viaggiare Ronchi, poi l'intervento di Carrara Francesco che supera anche un avversario, ancora Carrara Francesco, Carobbio, palla controllata, attenzione, poi sul tiro di Carobbio, palla è stata bloccata dal portiere ma era terminato in posizione irregolare Carobbio. Calcio di punizione dunque per il Cazzago Bornato, ma è stata ancora Vino Gandino a rendersi pericolosa con questa azione con Falonieri Carobbio. Intanto il rinvio di Ravelli, stacco di Ongaro, poi Carobbio, l'arbitro ha visto un fallo, calcio di punizione, Ugas, tocco in mezzo, palla sulla sinistra per Festoni, Festoni prova a liberarsi, il traversone insidioso, c'è una deviazione, questa volta il calcio d'angolo è per la formazione allenata da Giovanni Cefis. Ci va Fausto Boschiroli a battere questo tiro dalla bandierina.
lo scambio con Previtali, parte un traversone deviato, ancora calcio d'angolo, ancora lo scambio Previtali, Boschiroli prova un tiro cross, c'è stata anche una deviazione ma il pallone è terminato sul fondo. È pronto al rinvio Tanghetti. Siamo ribolla, stacca di testa Franchini. Lancio di Franchini, palla però intercettata, Previtali, Paravicini. Interviene Ongaro. Noris, il lancio lungo di Noris, palla per Savoldelli, leggermente lunga. E il pallone termina sul fondo. È pronto Davide Ravelli, classe 98, estremo difensore del Calzago Vornato, pronto dunque a effettuare il rinvio. Quando abbiamo superato il 28esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 fra Albino Gandino e Calzago Vornato. Intanto il colpo di testa, palla sulla destra ora. C'è il contrasto, recupera Gavazzeni in copertura, poi ancora Boschiroli. Il lancio di Boschiroli va a chiudere Fratus con palla messa in fallo laterale. Salomoni, Ugas, tiro respinto, Savoldelli. Fallo commesso da Ugas, calcio di punizione. Fischiato dal signor Lorenzo Gadaleta. Calcio di punizione dunque per la formazione allenata da Roberto Radici. Parte lungo lancio. C'è un colpo di testa, poi Franchini, Carobbio. Carobbio cerca l'appoggio con Fognieri. Inserimento di Carobbio, ma poi è stato fischiato. Un calcio di punizione dal direttore di gara. Fallo commesso ai danni di Ronchi. E dunque calcio di punizione a favore del Calzago Bornato. Previtali. Lo scambio con Teoldi, poi Ronchi, volge in avanti, la lunga respinta di testa Teoldi, poi cerca di intervenire Ribolla, fallo su Previtali, ma tutto subito il calcio di punizione. Mentre il direttore di gara è andato a parlare con Ribolla. Previtali in avanti. C'è il contrasto. Festoni. Ugas mette in mezzo. C'è il colpo di testa. Poi la conclusione. Un po' smorzata e respinta. Ancora il pallone in area per Festoni, che la mette in mezzo, poi mette in angolo Noris. Calcio d'angolo dunque per il Calzago Bornato. Partita sicuramente apertissima, qualsiasi risultato, anche se dobbiamo dire che l'Albino Gandino ha sicuramente creato qualcosa di più, qualche conclusione più pericolosa, ma anche il Calzago Bornato comunque di tanto in tanto si affaccia pericolosamente dalle parti di Tanghetti.
Sago Bornato dunque che ora può effettuare questa rimessa laterale con Paravicini. Boschiroli, Ugas, traversone, palla che poi va a terminare sul fondo. Riparte in avanti ora Noris, poi Carrara Francesco, fermato da Previtali, rimessa in gioco. Beloli, il lancio per Ribolla, poi sul contrasto la palla esce, rimessa in gioco. Boschiroli cambia gioco, l'apertura su Paravicini. Ugas, Paravicini, tocco in mezzo Salomoni, Previtali, lancio intercettato, poi Carobbio, Carrara Francesco, Ongaro, il lancio cercare Confalonieri, Savoldelli, Ongaro, arriva in appoggio Ongaro, attenzione, prova la conclusione dalla distanza, tiro però centrale, bloccato da Ravelli. Palla giocata poi da Noris, Ribolla, il lungo rilancio, il pallone arriva al portiere Ravelli che la gioca subito per Teoldi. Poi Boschiroli, Teoldi, ancora sulla sinistra ora Ronchi. Tocco in mezzo per Previtali, poi però Carobbio non riesce a servire Beloli. Paravicini può spingere a spazio il difensore con l'appoggio in mezzo però impreciso, sbaglia anche l'appoggio Beloli e poi può provare un tiro Salomoni con palla che è terminata abbondantemente sul fondo senza nessun problema per Tanghetti. Noris, lancio, Teoldi che respinge al centrocampo, poi l'inserimento ancora di Noris, Ribolla, lancio di Ribolla troppo lungo per Confalonieri, recupera palla di Cazzago Bornato, Previtali, Boschiroli, Previtali, ancora Previtali nel cerchio di centrocampo, Ugas, inserimento di Paravicini, Festoni, Festoni prova ad andare sul fondo, viene fermato da Savoldelli, palla messa in fallo laterale vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Rimessa in gioco Paravicini, Previtali, Teoldi, lancio di Teoldi, arriva Savoldelli, poi l'area spinta di Savoldelli intercettata da Previtali, attenzione, palla in area, conclusione pericolosa, poi può ripartire Franchini, Confalonieri, Ongaro, il lancio a cercare Franchini, spostato sulla sinistra, tocco in mezzo, Ongaro, ancora Savoldelli,
Noris prova il lancio troppo lungo per Franchini, può uscire Ravelli. Capovolgimento di fronte, ma nulla di fatto, sempre 0-0. Previtali scarsi, palla vicini ora, tocco in mezzo, Boschi Roni, anzi è Ugas che tocca all'indietro per Previtali, Teoldi, Ronchi, Salomoni, contrastato, rimessa laterale per il Cazzago Bornato, Gavazzini fermato da Rivolla. Calcio di punizione, Salomoni fermato dall'intervento di Noris, palla però messa in avanti precisa, ancora Cazzago Bornato che cerca questo 1-2, Paravicini, attenzione a Previtali, lancio in area, non c'è nessuno, può uscire Tanghetti. Pallone giocato da Savoldelli per Ongaro. Carobbio. Fermato da Scarsi. Poi c'è un retropassaggio su Ravelli. Teoldi. Ronchi. Previtali, Ugas, Paravicini, palla intercettata e recuperata da Tanghetti. Abbiamo superato il 39esimo, sempre 0-0, la partita sempre molto equilibrata. Savoldelli sulla pressione, Fratus, Savoldelli, Carobbio, Beloli, Franchini, apertura sulla destra per Ribolla, Ribolla prova a entrare in area, conclusione, c'è il gol, ma c'è fuori gioco di Confalonieri. Conclusione di Ribolla, si è avventato sul pallone con Falonieri, ma l'assistente ha alzato la bandierina, posizione irregolare, attenzione ancora, ora c'è un fallo su Franchini, calcio di punizione fischiato dunque dal signor Gadaleta con... Il pallone dunque che viene sistemato all'incirca 5-6 metri dal limite dell'area. Vediamo che Carobbio sistema la palla a terra mentre viene disposta la barriera. Barriera secondo il mio modo di vedere è un po' troppo vicina alla posizione della palla. E comunque Carobbio ci vuole provare. Conclusione di Carobbio, tiro però piuttosto debole, è bloccato dal portiere Ravelli. Teoldi, Ronchi, intervento di Ongaro, poi vediamo che c'è questo tocco di Gavazzini. Lancio lungo intercettato da Ongaro. Carobbio. Ribolla Ongaro. Inserimento di Savoldelli. Palla messa in area, respinta da Teoldi. Poi Salomoni. Fallo su Salomoni, calcio di punizione. 3 minuti al termine
del primo tempo, sempre 0-0. Paravicini, Previtali, prova un lungo lancio di testa Fratus e poi c'è il tocco verso Noris. Ongaro, lancio di Ongaro a cercare Confalonieri, attenzione, Confalonieri, conclusione, respinge in due tempi Ravelli. Tanto sul lungo rilancio la palla arriva a Tanghetti, sicuramente Rabino Gandino ha costruito più opportunità rispetto al Cazzago Buonnato, ma fino a questo momento la partita rimane in equilibrio. Tanto ribolla Carrara Francesco, ancora ribolla Confalonieri, la girata ancora di Confalonieri, palla di poco alta. Vedete, anche in questa circostanza è riuscito a smarcarsi in area Confalonieri. Conclusione però alta. E allora Ravelli va a rinvio. Colpo di testa, poi Previtali, l'appoggio per Paravicini. Pallone riconquistato da Carobbio. Ancora Carobbio, Belloli. Lancio di Belloli per Ribolla, attenzione Ribolla, conclusione respinta, arriva Carrara Francesco, spinto da Salomoni. Calcio di punizione in questo finale di gara per quanto riguarda la prima parte di gara, il calcio di punizione per l'Albino Gandino, forse questa sarà una delle ultime possibilità prima della chiusura del primo tempo. Sul pallone Noris, attenzione, tocco a cercare Confalonieri, ha intuito tutto Salomoni che prova a ripartire. Attenzione al lungo rilancio Fratus di testa all'indietro per Ravelli, e proprio in questo istante con la massima precisione dopo 45 minuti il signor Lorenzo Gadaleta fischia la fine della prima parte di gara. 0-0 dunque fra Albino Gandino e Cazzago Buonnato per quanto riguarda il primo tempo, e a risentirci per la ripresa. Amici sportivi, telecamera riaccesa qui al campo Falco di Albino per assistere al secondo tempo dell'incontro di calcio fra Albino Gandino e Cazzago Buonnato. Le formazioni sono dunque rientrate sul rettangolo verde di gioco con lo stesso schieramento dei primi 45 minuti. Il Cazzago Buonnato che gioca in maglia giallo-blu è schierato con Ravelli, Paravicini, Ronchi, Previtali, Scarsi, Teoldi, Ugas, Boschiroli, Festoni, Salomoni e Gavazzini. L'allenatore è il signor Giovanni Cefis. Albino Gandino in completa tenuta bianca, schierata con Tanghetti, Carrara, Savoldelli, Fratus, Noris, Franchini, Belloli, Ongaro, Ribolla, Carobbio e Confalonieri. L'allenatore è il signor Roberto Radici. Il direttore di gara è il signor Lorenzo Gadaleta della sezione di Lodi, i suoi collaboratori, il signor Tommaso Ercolano della sezione di Milano e Matteo Carissimi della sezione di Crema. Tutto è pronto. Ripresa che inizia in questo istante con il pallone in possesso dell'Albino Gandino. Ricordo anche velocemente la classifica delle prime posizioni di questo campionato con il Brusaporto che comanda con 58 punti, poi Vertovese 52, Bedizzolese 49, Breno 46, Governolese e Telgate 44, Cazzago Buonnato 41 e Albino Gandino 36. Tanto il pallone è stato messo in fallo laterale, la rimessa in gioco è di Carrara Francesco, servito poi Noris che avanza, cerca il lancio per Carobbio,
Carobbio, il lancio per Confalonieri. Veloli, Confalonieri in area in mezzo a tre, costretto a appoggiare all'indietro. Ancora Carrara, Francesco, prova l'azione personale. Il pallone viene poi intercettato, Noris la ributta in area, allontana Previtali di testa, poi la palla è recuperata ancora dall'Albino Gandino con Fratus, poi Noris, apertura sulla sinistra per Franchini, avanza Franchini, cerca lo scambio 1-2, Franchini può andare alla conclusione, palla respinta ancora dalla difesa Cazzago Buonnato, Albino Gandino che ha iniziato questo secondo tempo riversandosi in avanti, lo scatto ora di Carobbio, cerca lo scambio ancora con Franchini, altra conclusione centrale bloccata dal portiere Ravelli. Poi Ravelli con le mani indirizza sulla destra per Pallavicini, palla all'indietro. Ancora Ravelli che effettua il rilancio di testa, Carrara, Francesco, Previtali, poi Franchini riesce a lanciare Carobbio, attaccato da Previtali, Carobbio protegge il pallone, lo lascia terminare in fallo laterale, arriva per la rimessa in gioco Savoldelli, Carobbio, Savoldelli. Cercato lo scambio nello stretto, palla che è stata messa fuori, ancora la rimessa laterale sempre per l'Albino Gandino che rimane in zona di attacco. Savoldelli, vediamo se riesce a crossare, la finta di Savoldelli, traversone però direttamente sul fondo e palla dunque che verrà rimessa in gioco da Davide Ravelli, estremo difensore del Cazzago Buonnato. Come tanto attenzione c'è da ripetere, il pallone ora è stato rimesso in gioco, Teoldi, lo scambio, recupero di Franchini, poi Ongaro, avanza Ongaro, può servire Ribolla, palla all'indietro, Noris, apertura sulla sinistra per Savoldelli, Carobbio, Savoldelli ancora, il lancio 1-2, Franchini preso in controtempo e il pallone allontanato dalla difesa del Cazzago Buonnato. Siamo al quarto minuto di questa ripresa, con Albino Gandino che continua nella sua azione in attacco, ora però c'è il rilancio della formazione ospite con Fratus che però mette la palla in fallo laterale. Salomoni, palla all'indietro, Ronchi, poi Gavazzeni in mezzo, ancora Gavazzeni, apertura sulla sinistra, Salomoni, Ronchi, palla giocata su Previtali che sulla pressione spedisce fuori, rimessa in gioco di Carrara, Francesco, Ribolla anticipato, poi c'è un retropassaggio verso Previtali che avanza, cerca l'apertura, fuori gioco di Festoni sul lancio di Previtali. Partito dunque in posizione irregolare il centravanti del Cazzago Buonnato. Riparte l'Albino Gandino con Savoldelli. Savoldelli, lungo lancio per Franchini, palla che però esce. Rimessa in gioco, Franchini conquista palla con Falonieri, buono il tocco per Belloli,
Attenzione, il pallone ha colpito un braccio di Teoldi. L'arbitro ha lasciato correre, arriva Norris in copertura, molto bene. Azione personale di Norris, viene però fermato Salomoni. Palla ora recuperata, attenzione, attenzione, palla messa verso la porta e allontanata da Tanghetti. Conclusione di Festoni con Tanghetti che riesce ad allontanare la conclusione. Attenzione, intanto ancora Cazzago Vornato, Salomoni, interviene Fratus in copertura, palla messa fuori. Cazzago Vornato che ha creato dunque una possibilità con l'intervento di Alessio Tanghetti. Intanto la rimessa laterale per evitare di testa, poi Fratus, Franchini, recupera palle Cazzago Vornato, Previtali, Salomoni, insiste in avanti la formazione in maglia giallo-blu, il contrasto, palla allontanata, non ci arriva Calabio, sì, riesce a mantenerla in campo, ma praticamente la appoggia verso Teoldi. Palla indietro per Ravelli che allontana. Testa Franchini, ma Ugas recupera palla, poi c'è il tocco sulla destra. Festoni è stato fermato in fallo laterale. Rimane giù il centravanti del Cazzago Vornato e qui entra in campo il massaggiatore. Qualche dubbio sull'azione in precedenza nell'area del Cazzago Vornato, dove l'arbitro ha ritenuto di far proseguire. Hanno reclamato i giocatori della Vino Grandino un possibile fallo di mano. Poi Cazzago Vornato ha effettuato una ripartenza abbastanza pericolosa dove Tanghetti è stato impegnato abbastanza severamente. Intanto attenzione, questo tiro respinto. Intanto c'è un fallo su Beloli, calcio di punizione battuto con Falonieri, può scattare, attenzione a Carobbio, riceve palla Carobbio, prova a entrare in area, un po' defilato, cerca il tunnel, ancora Carobbio, traversone con Falonieri, la conclusione centrale però di Ribolla, tiro centrale bloccato da Ravelli. Parte ora un lungo lancio a cercare Festoni, palla irraggiungibile. Tanghetti, Fratus, ancora Fratus, Norris, lancio di Norris per Ribolla, fuori gioco. Si alza la bandierina dell'assistente. Parte Cazzago Vornato, Ugas, poi Salomoni. Previtali, Boschiroli, Salomoni. Tocco in mezzo. Ancora Boschiroli, cerca il lancio, intercettato e palla allontanata in tribuna. Rimessa in gioco di Ronchi.
Teoldi. Boschiroli lancia in profondità, deve andare a chiudere Noris e lo fa. Tre vitali di testa, poi ribolla Beloli, Franchini, Carovio. Ecco il lancio per Confalonieri. Confalonieri, traversone sul secondo palo, Franchini, appoggio all'indietro per Savoldelli, tocco ancora in avanti, Carobbio mette in mezzo e palla recuperata ancora da Teoldi. Intanto ancora Vino Gandino che spinge in avanti, Carraro Francesco, ribolla, 1-2, Beloli. Poi il pallone respinto di testa Fratus, poi Savoldelli, spinto a terra da Salomoni, calcio di punizione. Sta spingendo con più frequenza il Vino Gandino in avanti, soprattutto in questo avvio di ripresa. Siamo al 12esimo, fino a questo momento molto attenti i difensori del Cazzago Bornato, soprattutto Teoldi, come già detto anche nel primo tempo, sono sempre bravo nei suoi interventi a chiudere tutti i tentativi degli attaccanti dell'Albino Gandino. Intanto un calcio di punizione, ancora la distanza qui a mio avviso non è sicuramente i 9 metri. Tanto c'è un fallo al centro area. Calcio di punizione per il Cazzago Bornato. Tanto Ongaro. Lancio a cercare Carobbio. Chiuso da Teoldi. Ancora Carobbio. Carobbio mette in mezzo e poi riesce di petto il numero 2 Paravicini ad appoggiare all'indietro per Ravelli. Ancora ora Cazzago Bornato, che manovra con Gavazzini. Boschiroli, Gavazzini, Previtali, Teoldi, Boschiroli, Teoldi. Il lancio intercettato, Scarsi, lancio in avanti, va a chiudere Savoldelli con deviazione di Paravicini. Rimessa in gioco a favore della Vino Gandino. Vino Gandino che, a mio avviso, sia nel primo tempo che in questa ripresa, qualche possibilità l'ha avuta, ma le conclusioni non sono state portate con la giusta cattiveria per poter superare il portiere Ravelli. Diversi tiri, ma tutti piuttosto centrali. Intanto c'è un fallo su ribolla, calcio di punizione. Noris sul pallone. Poi il lancio in avanti di Noris, palla intercettata. Ora Ravelli, Teoldi, Ravelli. Palla appoggiata su Paravicini. Noris in copertura, svirgola un po' il pallone, Sanghetti, Carrara Francesco, l'appoggia troppo corto, poi attenzione ancora un pallone riconquistato da Fratus. Savoldelli, ancora Fratus, Confalonieri, un appoggio per ribolla,
ma il pallone esce. Rimessa in gioco, servito Teoldi. Palla indietro, Ugas. Fre Vitali, poi attenzione, Festoni. 1-2, c'è un lancio però di Salomoni che si perde direttamente sul fondo. Carrara Francesco intanto riceve palla. Ancora Noris. Parte il lancio. Intercetta Teoldi. Parte un lancio in avanti. E Carrara Francesco riesce a intervenire, ma mette la palla in fallo laterale. La rimessa in gioco, ora muove l'ovra il Castago Bornato. Ugas, tocco in mezzo per Previtali. Poi riparte ora Albino Gandino, attenzione, 3 contro 4. Arriva con Falonieri l'appoggio per Ribolla, prova il sinistro, Ribolla. Colpisce malissimo, spedisce il pallone alto. Intanto vediamo che esce Franchini, al suo posto entra esce Beloli, scusate, avevo visto avvicinarsi Franchini alla panchina, è andato solo a dissetarsi. Entra Anzawi al posto di Beloli, è uscito un 2000, è entrato un altro 2000, prova a cambiare qualcosa con un giocatore forse più offensivo, Anzawi, rispetto a Beloli. Intanto c'è questo lancio in avanti per Salomoni, che riesce a mettere in mezzo un pallone dove non ci sono però compagni. Dunque è stata effettuata la prima sostituzione della gara dell'Albino Gandino, dunque con Roberto Radici, che ha inserito Anas Amzawi al posto di Michele Beloli. Ammonito intanto Lorenzo Paravicini per questo fallo, e primo giallo è stato dal signor Lorenzo Gadaleta, primo giallo della gara, ne ha fatto le spese Paravicini. E calcio di punizione che sta per essere battuto da Fratus dopo 19 minuti della ripresa. Franchini, ancora Fratus, parte il lancio, palla intercettata da Previtali, poi ancora il pallone di Ongaro, lancio per Anzawi, stringe al centro. Poi sbaglia però l'appoggio, arriva Carrara Francesco, Franchini anticipato, poi Fratus sul pallone Ongaro. Poi Ribolla, apertura di Ribolla sulla sinistra per Carobbio. Arriva anche Savoldelli, Carobbio prova a centrarsi. Attenzione Ongaro, conclusione con deviazione di Ronchi, palla che ha superato la traversa di pochissimo. Occasione gol dunque per l'Albino Gandino, con il tiro di Ongaro deviato da Ronchi, il pallone ha superato di poco la traversa, è terminato in angolo. Attenzione al tiro alla bandierina, colpo di testa di Teoldi, poi la palla ributtata in area, ancora il pallone respinto da Boschiroli, palla allontanata e Festoni si è portato la palla in fallo laterale. La rimessa in gioco dunque per Albino Gandino, che
sicuramente sta cercando di trovare il guizzo giusto per perforare l'attenta difesa del Cazzago Bornato. Tanto c'è una segnalazione dell'assistente, fallo di Previtali, calcio di punizione. Calcio di punizione dunque che sta per essere battuto da Ongaro. Vediamo che si stanno portando in area anche i difensori, Noris assieme con Carrara Francesco. Attenzione, Ongaro, traversone, arriva il colpo di testa e poi Anzawi che prova a liberarsi, traversone messo ancora in calcio d'angolo. Calcio d'angolo dunque per la formazione di Roberto Radici, che insiste in avanti. Ongaro va a battere il tiro dalla bandierina. Parte il traversone, la girata di... Attenzione, palla gol! Conclusione di Carrara Francesco e palla intercettata. E qui anche qui un'altra occasione. Le conclusioni fino a questo momento, sia nel primo tempo che nella ripresa, ci sono state, ma manca un po', si può dire, un po' di cattiveria al momento di effettuare la conclusione verso la porta. Escono dei tiri, diciamo, non troppo forti e fino a questo momento il portiere Ravelli è riuscito a intervenire. Tanto diverso laterale, ribolla il lancio per Confalonieri, Confalonieri, conclusione, riesce a bloccare ancora il portiere Ravelli. Ora il pallone recuperato da Noris. Palla giocata da Previtali, attenzione al rilancio ora con Tanghetti che recupera, riesce a servire Savoldelli. Franchini, ribolla, parte il lancio, Anzawi, Carrara Francesco e la rovesciata al volo di Confalonieri che ha tentato una cosa spettacolare, ha colpito il pallone con una rovesciata difficilissima, l'esecuzione, la palla è terminata sul fondo. Intanto manovra il Cazzago Bornato con Teoldi. Ribolla, un pallone impreciso per Carobbio, palla respinta, Fratus la gioca per Savoldelli, poi Ongaro riceve palla, Ongaro, Noris, ancora Ongaro, poi Savoldelli, ancora Ongaro, lancio troppo lungo per Confalonieri che stava cercando l'appoggio sui piedi e Ravelli può andare a rinvio. Carrara Francesco sulla pressione di Salomoni mette la palla in fallo laterale, superato il 25esimo della ripresa, arriva il primo cambio nella formazione del Cazzago Bornato, esce Ronchi. Al suo posto entra Marco Gnali. È uscito un 2001,
sicuramente il giocatore più giovane in campo, il suo posto è entrato un 2000, Marco Gnali. Intanto la rimessa in gioco, Salomoni, Franchini, palla poi allontanata da Scarsi, poi il pallone esce, vediamo che c'è la rimessa laterale assegnata all'Albino Gandino con Carrara Francesco per Rivolla. Palla intercettata, Noris la ributta lunga, lo scatto di Confalonieri, poi c'è il fallo di Confalonieri, fallo su Scarsi e l'arbitro ha fermato tutto e ha comandato il calcio di punizione a favore del Cazzago Bornato. E stavo guardando la panchina della formazione di Giovanni Cefis, praticamente sono tutti 2099, 2000, 2001, formazione molto giovane. Intanto c'è il pallone riconquistato dal Cazzago Bornato con questo scambio, Boschi Roli, intercetta Ungaro, poi Confalonieri, Carobbio, tocco per Ribolla, Anzawi, Carobbio, Anzawi, palla messa in mezzo, raccolta da Previtali, può ripartire ora Ugas, Salomoni, fallo e ammonizione per Franchini. Munizione dunque per Michele Franchini al 28esimo della ripresa per questo fallo su Salomoni. Il calcio di punizione sta per essere battuto da Previtali. Ancora Previtali. Tocco in mezzo, Ugas, ora Ugas, Paravicini, Previtali, palla indietro, Teoldi, avanza Teoldi, palla in avanti, arriva, poi c'è una spinta su Carrara Francesco, fallo commesso, credo da Boschiroli. Calcio di punizione che sta per battere Tanghetti quando ci stiamo per avvicinare alla mezz'ora di gioco di questa ripresa, sempre 0-0 il punteggio tra Cazzago Bornato e Albino Gandino. Ribolla, vuole il tocco per Confalonieri, ancora Confalonieri, la finta, lancio intercettato da Teoldi, poi Savoldelli la ributta lunga, intercetta ancora Teoldi, apertura sulla destra, cercare lo scatto di Salomoni, palla in area, intervento di Noris, Franchini può ripartire, Carobbio, fallo di Previtali, fallo dunque di Previtali su Carobbio, calcio di punizione. Sulla palla Noris, anzi no, Fratus che batterà il calcio di punizione.
parte il traversone Anzawi anticipato, poi il tiro al volo da parte di Ribolla. La palla però lontanissima dalla porta di Ravelli. Lo scambio Ravelli con Teoldi. Lancio di Teoldi. Norris che recupera il pallone. Savoldelli. Franchini. Pallone che esce, ci sono delle proteste. Viene ammonito il numero 7 Ugas per proteste. La rimessa in gioco, stiamo entrando nella parte finale di gara, mentre vediamo che ci dovrebbe essere un altro cambio nelle fila dell'Albino Gandino. Intanto viene effettuata la rimessa laterale da Savoldelli. Carobbio, traversone di Carobbio, palla direttamente sul fondo. Arriva dunque ora la sostituzione, vediamo. Entra il numero 13, esce Ribolla ed entra Masinari. Un attaccante in più in questo finale di gara, Ribolla che è praticamente un centrocampista. Vediamo come si posizionerà. Masinari rimane con Falonieri al centro dell'attacco, con Anzawi sulla destra e Masinari dunque spostato a sinistra. Pallone riconquistato ora dal Cazzago Bornato e Boschiroli mette la palla in fallo laterale. Carrara Francesco, Carobbio con Falonieri, cerca l'appoggio un po' troppo lungo verso Anzawi che non ci può arrivare. È pronto Ravelli ad andare al rinvio. 34esimo della ripresa, sempre 0-0 fra Albino Gandino e Cazzago Bornato. Il rilancio. Carrara Francesco la ributta lunga, Previtali il controllo, palla allontanata. C'è un colpo di testa tentato da Anzawi, poi la copertura di Gavazzeni con il passaggio all'indietro e Ravelli calcia lungo. Di testa Norris, poi Masinari. Appoggio per Franchini. Ancora Masinari, Fratus. Masinari, Franchini. Savoldelli. Prova a liberarsi, viene atterrato fallosamente da Previtali. Il calcio di punizione dunque con Ongaro sul pallone. Traversone nell'area, palla respinta, Franchini. Conclusione però piuttosto debole, respinta. Arriva ancora Ongaro. L'esterno a cercare Norris. Si fa vedere Carobbio, riceve traversone intercettato da Agnali, ancora Norris. Norris, azione personale, palla in area, Anzawi, Norris. C'è stato
un intervento su Norris, ma tutto regolare, pallone recuperato ora dalla formazione maglia giallo-blu. Ugas per Festoni, il lancio ora a cercare lo scatto di Confalonieri. Confalonieri in area, attenzione, prova a liberarsi, conclusione deviata e bloccata da Ravelli. Riparte il Cazzago Bornato. Previtali sul contrasto Ugas, poi cerca il lancio Salomoni, va in copertura Norris, poi Salomoni ancora, traversone deviato, rimessa laterale. Previtali, palla che esce, la rimessa in gioco di Savoldelli con calma, Masinari perde il pallone, poi fuori gioco di Festoni. Gioco fermo, calcio di punizione. Dunque minuti finali ora di questo incontro. Siamo al 38esimo della ripresa. Sempre 0-0, ma occasioni che ci sono state, soprattutto da parte dell'Albino Gandino, che però fino a questo momento non è riuscita ancora a trovare la conclusione vincente. Intanto Franchini, Carobbio, Franchini, palla in area, ancora il fallo, no? Su Ribolla, l'abito lascia proseguire, forse il fallo, scusate, su Masinari. Palla ora recuperata da Savoldelli. Poi ancora un lancio intercettato. Previtali, Salomoni, palla respinta da Carrara Francesco, poi Ongaro, palleggio di Ongaro, tocco per Carobbio, attenzione, può distendersi in avanti Vino Gandino con Falonieri, lancio intercettato, la ripartenza ora di Gavazzeni, Boschiroli, tocco per Salomoni che alza il pallone, Carrara Francesco che interviene, poi controllo di Anzawi, palla intercettata ancora da Salomoni, tocco in mezzo Previtali, palla riconquistata da Norris, avanza Norris, tocco sulla destra per Carobbio, spazi ora sulla ripartenza, Carobbio, traversone nell'area troppo centrale, è intervenuto Scarsi, poi Teoldi, Gnali, affioro un po' di stanchezza in questo finale di gara, siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco, ripartenze che potrebbero essere micidiali, ma e purtroppo la stanchezza prevale un po', il primo caldo della stagione ha sicuramente influito su questo finale di gara. Boschiroli, tocco per Previtali, Scarsi, Teoldi, ancora Boschiroli, Previtali, Salomoni, poi Gavazzeni, cambia gioco sulla destra per Paravicini,
parte un traversone insidioso di testa Noris, poi Anzawi è riuscito a respingere, ma è ancora Teoldi che interviene, scarsi il suo lancio in avanti, palla intercettata e giocata per Ugas. Attenzione, conclusione da parte di Festoni con palla sul fondo. Si riparte ora. Con il rinvio di Ravelli, con il rinvio di Tanghetti, mentre Ravelli è appostato al limite dell'area, sta guidando la difesa. Intanto con Falonieri c'è che lancio per Anzawi, chiuso da Gnali con palla messa in fallo laterale. La rimessa in gioco, vediamo che per la rimessa laterale arriva Carrara Francesco. Anzawi, Carrara Francesco, traversone, deviazione di Gavazzeni, calcio d'angolo. Calcio d'angolo che sarà battuto da Ongaro. Traversone di Ongaro sul primo palo, deviazione, palla allontanata. Anzawi la tocca per Carobbio. Carobbio prova a cambiare gioco, ma interviene Previtali. E la gioca in mezzo per Boschiroli. Attenzione a spazio Boschiroli. L'apertura per Salomoni. Fallo al limite dell'area. E ammonizione per Savoldelli. E qui c'è un calcio di punizione, una posizione pericolosa per la formazione del Cazzago Bornato, che ha effettuato una ripartenza veloce. E allora c'è il calcio di punizione con attenzione, sistema la barriera il direttore di gara. Questa volta è sicuramente a distanza giusta rispetto alle due precedenti che avevamo visto a favore della Vino Gandino, dove la distanza non era sicuramente 9 metri. Attenzione a Previtali e Boschiroli. Attenzione dunque a questo calcio di punizione pericolosissimo. Parte la finta di Previtali e Boschiroli calcia forte ma alto. Siamo a 30 secondi dal 45esimo, sempre 0-0. Il rinvio intanto di Tanghetti. Palla riconquistata ancora, fuori gioco di Festoni. Vediamo che intanto si alza la lavagna luminosa, 3 minuti di recupero indicati dal direttore di gara, dunque si giocherà ancora per 3 minuti. Tanghetti batte il calcio di punizione, palla intercettata, ributtata lunga a cercare Masinari, conclusione con deviazione, palla recuperata da Ravelli. Teoldi, Gavazzeni, Previtali, Boschiroli, apertura sulla sinistra per Gnali. Va sul fondo Gnali, cerca il traversone intercettato
La rimessa con le mani. Bravo Schiroli, palla recuperata da Carobbio. Prova lo scatto Carobbio. Tocco in mezzo per Franchini. Arriva anche Savoldelli che avanza sulla sinistra. Poi cerca lo scambio. Masinari, Franchini. Si è allungato troppo il pallone Franchini e sulla respinta c'è stata anche una deviazione, rimessa in gioco a favore del Cazzago Bornato. Il rinvio di Scarsi, anzi no, l'appoggio per Teoldi. Avanza Teoldi, poi Savoldelli. Parte il lancio a cercare Masinari. Paravicini lo chiude. Palla allontanata. Arriva Ongaro. Palla per Salomoni. Fermato. Ancora Ongaro che si libera. Apertura per Carrara Francesco. Poi Noris. Superato il 92esimo, palla per Confalonieri. Carobbio, prova a liberarsi Carobbio, traversone basso, mette in calcio l'angolo Teoldi. Ultima occasione della gara, questo tiro dalla bandierina che sta per essere effettuato da Ongaro. Attenzione, Ongaro, traversone, palla recuperata da Carobbio, Anzawi, poggio per Ongaro che va al traversone, ribattuto ancora Ongaro, mette in mezzo, non c'è nessuno, accorre e palla all'indietro, giocata. E in questo istante arriva il tipice fischio di chiusura, finisce qui questo incontro fra Albino Gandino e Cazzago Bornato con il punteggio di 0-0. Questo pareggio fa salire il Cazzago Bornato a quota 42, mentre l'Albino Gandino sale a quota 37. Questo è tutto, Albino Gandino che ci ha provato in diverse circostanze a trovare la vittoria, ma il Cazzago Bornato è riuscito sempre a chiudere tutti gli attacchi portati dalla formazione di Roberto Alici. Questo è tutto, Egidio Mismetti per la cronaca, Enzo Belotti per le riprese, vi danno appuntamento con le prossime partite dell'Albino Gandino.